Usciamo tutta la rosa. CR7. In porta c'è Ezzuccio. Cos'è? Pallonetto! Data, data contro Ezzuccio, anche lui il pallonetto. Non so se ti hanno detto. Sergei. No, Pratino già. Oh ragazzi, allora in campo, se dovessi entrare, non mi passate la palla. Io sono Pippo Inzaghi, all'ultimo sono di rapina. Quanto la qualità, faccio gol di rapina. Ragazzi, ormai il nostro urlo è sempre quello: chi perde? Chi perde? Chi perde? Vamo raga! CR Spera e Stachi. E ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi l'ultima sfida, anzi stasera, perché è mezzanotte e mezza. Ultima sfida contro i Golden State, siamo già fuori, ma ci prepariamo al meglio perché domani io dovrò affrontare la Coppa degli Eroi, che sono delle sfide individuali di tecnica, velocità, corsa, eccetera, dove dovrò cercare di prevalere per ottenere almeno il terzo posto. Stasera invece andiamo a giocare in campo, a divertirci e provare almeno a vincere una partita del girone. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, un bel commento e come sempre hashtag un qualcosa di più. Io adesso scappo in campo e ci vediamo a fine partita. Sì! Prima di continuare con il video ci tengo a ringraziare nuovamente FC Maglie, che questo mese mi ha inviato una fantastica divisa del Manchester. Guardate lo stemma come ben ricamato, personalizzata, un completo fantastico. Poi la maglia dell'Al Nasr, che già conoscete, la squadra in cui milito. Poi la maglia del Real Madrid, mia ex squadra, dove ho vinto tante Champions League, sempre personalizzata. Poi, per passare alle nazionali, abbiamo la maglia del Portogallo, che non poteva mancare nel mio repertorio, sempre personalizzata. E qualora non ti fasse nessuna squadra, ma volete allenarvi tranquillamente, c'è questo bellissimo completo della Nike, sempre personalizzato. Quello che potete fare per ottenerle è andare sul sito FC Maglia e col codice sconto CR Spera potete usufruire del 10% di sconto su qualsiasi acquisto. Quindi cosa aspettate? Andate a visitare il sito e noi continuiamo con il video. Golden State contro Blancos, è l'ultimo match di giornata con Madaro del draft. Conosciamo tutta la rosa. CR7. Josoya chi? Vediamo. Ma il che... cross. Sì. Spera. È caldissimo. Traversa gol. Vabbè, ma allora vi dico, praticamente fai un passaggio talmente bello, Peng, fate attenzione Ezzuccio che fosse pazzo. Tra l'altro io mi chiedo come mai non l'abbiano mai quotato il gol dell'assist. Non lo so. No. Vediamo. Un voto a quella che Mio Dio! Firmagli il contratto. Vieni qua. Firmate gli anelli. Gli abbiamo anche pagato l'hotel. Il viaggio l'abbiamo pagato noi. Quell'uomo è l'unico al mondo a chiamarsi così, Alessandro Ferreri. Dada! Era giusto così, doveva lasciare il segno Dada. Super Santos, pull in chat. Uno contro uno, il numero 10. E Ezzuccio! No! E Bobo de Paragianello! Attenzione perché qua finisce male quando fai così. Ma cos'è? No, mi sa che è finito così. Enzo che si è lasciato cadere. Finisce male. Si inquadrate allora. Vestiti da calciatori. Attenzione. Tanto suo presidente. Allora, intanto Pierluigi Collina dall'OK. Si può partire. È stata attivata la carta rigore roulette. Awed a batterla. Tutto, arriva il fischio dell'arbitro Omietol. Però questa volta è molto più attenzione. Non induce. Ma in porta c'era il Simone Awed. Ma in porta c'era pure rigore roulette. Una signorina. Sì, la farmacia. La signorina. Incespica un po' col pallone, meglio di Ezzuccio fino a questo momento. Vediamo. Suomi. Suomi. Ma no. Sì. Attenzione però. Il cobra. Vai a esultare sotto il cobra. Ma non c'è nessuno, cobra. Signor cobra. Che le cobra non ci vedono. Attenzione. Il pepe non ci arriva.
e altri metà no. E c'è il Cobra, ancora lui. Il Cobra. Serve Penguin! Christian! Penguin! Non Battle Royale, vi prego. Community. Tre shot out a testa VIP. Dose, parte. In porta c'è Enzuccio. Pallonetto! Riccardo Dose. Oddio. Che succede? Tommy. La conclusione! Tommy Cassi! È arrivato anche Dose in telecronaca. Deve uscire Enzuccio. Succede qualcosa di incredibile. Deve uscire Enzuccio. Dada contro Enzuccio, Dada! Dada contro Enzuccio, anche lui il pallonetto. Finisce qua. Ragazzi, una delle partite più brutte del 2023. Non so cosa dire, arbitri che si sono sostituiti, presidenti che facevano i giocatori presidenti, abbiamo giocato con gli altri, poi gli altri giocavano con noi, ci siamo scambiati le divise, è successo di tutto, una partita incommentabile, però l'abbiamo vinta, quindi per fortuna abbiamo preso almeno 4 punti in tutto e niente, domani giocherò la Coppa degli Eroi e la vedrete nel mio prossimo video, perché domani mi attendono tante mille sfide. Detto ciò, una partita oscena. È l'unica partita senza regole l'abbiamo vinta, quindi c'è qualcosa da rivedere. Detto ciò, lasciate un bel like, iscrivetevi e hashtag un qualcosa de più. Ciao ragazzi!